Amici e amici appassionati di moto e di motomondiale, bentornati a un'altra super diretta di Moto.it. Sono finite da 10 minuti le prove della MotoGP, la seconda sessione di prove straordinarie organizzate giustamente dalla Dorna sul circuito di Jerez de la Frontera, dove domenica si correrà il Gran Premio di Spagna. Quindi sono finite proprio da pochissimo perché c'è stato un problema. Prima un problema di una perdita d'olio, probabilmente dell'Aprilia, dico probabilmente perché non ho la certezza assoluta, dell'Aprilia di Aleix Espargaró alla curva 11. Sicuramente però le conseguenze le hanno pagate Danilo Petrucci e Alex Marquez, finiti a terra entrambi. La peggio è andata a Danilo Petrucci, che è stato trasportato al centro medico, trauma cranico per lui, un forte mal di collo non è tornato in sella, ma è stato considerato fit, idoneo per il Gran Premio. Quindi prudentemente è stato, giustamente è stato ai box, però potrà correre. Certo, non è il modo migliore per iniziare questo 2020, ma insomma poteva andare anche peggio. Poi però le prove sono state interrotte anche per un problema elettrico, è saltata la corrente. Io non mi ricordo l'ultima volta che era successa una cosa del genere. Forse in Brasile nel 2004 ci fu anche del fuoco. Mi ricordo, prese fuoco una centralina, un gran casino. Forse era successo qualcosa ad Aragon, però insomma, di fatto la sessione è stata ferma per quasi 50 minuti. Ecco perché è finita da poco, però su moto.it trovate già il resoconto di come sono andate le prove e quindi insomma questo ritardo, questo ha causato il ritardo. Adesso vi dirò i tempi, sono in attesa del mio ospite che è Loris Reggiani. Loris Reggiani si collegherà con me per commentare con me queste prove e non solo. E comunque, allora andiamo a leggere i tempi della. Eccolo Loris Reggiani. Loris Reggiani, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Buongiorno Giovanni. Loris, come stai? Tutto a posto? Sì, dai, non c'è male, abbastanza bene, sto bene. Grazie di essere mio ospite, ma dove sei, Loris? Anche perché potrebbe sempre andare peggio, quindi è meglio dire. Beh, per un pessimista come te è la frase classica, giusto? Senti, Loris, dove sei? Dove sei di bello? Sono alla Thunderbolt, alla sede della Thunderbolt. Se volete ve la faccio vedere, ma abbiamo appena scaricato il furgone di ritorno dalla prima gara del nostro trofeo FMI Thunderbolt, per cui c'è un casino disumano, non so neanche se No, dai, vergognarmi di farlo faccela vedere una moto, però, dai. vedere. Una moto ve la faccio vedere. Allora, come si fa? Così giro tutto, si può girare. Vediamo, eccole, le vediamo, Questa è bellissime una, anche. questa è la moto che ha usato un nostro, diciamo, anche tester Borsetto, Luca Borsetto. Il numero non è proprio di Luca Borsetto, ma lui gli piaceva questo Beh, insomma, numero e ha usato questo. Questa invece è la nostra moto Wild Card, una versione racing, è stata usata dal tester di MotoSprint, una nostra Wild Card. Questa invece è un'altra moto che avevamo portato e che è stata utilizzata. Insomma, questa invece è una moto standard, di quelle che vendiamo per il noleggio. Quelle anche sono due moto nuove che dobbiamo consegnare. Insomma, queste sono moto mezze smontate che hanno fatto le loro battaglie, e questo è quello che vedete, è il casino che c'è in questo momento. Va bene, senti Loris, domenica scorsa è stata una data storica perché comunque il 12 di luglio ha visto protagonista appunto la Thunderbolt. Per la prima volta c'è stato un trofeo con moto elettriche, la tua è una naked con ruota da 12 pollici. Insomma, tu sei nato come pilota con un trofeo monomarca, trofeo Aspes. Dai, è stata un'emozione per te, o no? Sì, è stata un'emozione anche più grande di quella che mi immaginassi, sinceramente, perché vedere delle moto che abbiamo costruito noi a funzionare e andare anche bene e far divertire la gente, beh, per me è stata un'emozione grande. C'è stata anche un po' di tensione, perché sai, non
Non sai mai cosa può succedere da un momento all'altro, magari se ne ferma una. Invece è andato, diciamo, tutto particolarmente bene. Il sabato qualche problemino tecnico, ma è stato risolto tutto e domenica è filato via tutto liscio. Benissimo, allora sul sito su moto.it trovate anche il resoconto e i commenti di chi è andato sul podio, di chi ha debuttato a 41 anni in pista, perché c'è anche appunto chi ha debuttato a 41 anni in pista. Su moto.it trovate il resoconto della prima gara a Thunderbolt, la seconda sarà, se non mi sbaglio, il 9 agosto a Ferrara, è Sì, possibile, Loris? Ok? all'X5 di Ferrara. E Fra ecco, e l'altro sulle pagine. scusate, fra l'altro circuito di casa di Loris Capozzi, che ha vinto entrambe le manche già alla Latina, quindi si prevede un bis. Super, super Gli altri favorito. sono molto assatanati comunque. Ok, sulle pagine, sui social network, io non sono un grande esperto di Thunderbolt, trovate comunque tutte le notizie che vi servono per conoscere anche meglio questo nuovo prodotto di Loris. Loris, adesso commenterai con te le prove che si sono appena concluse. C'è stato un po' di casino, un po' di ritardi, eccetera, eccetera. Adesso leggiamo assieme i tempi, perché il più veloce della giornata è stato Maverick Viñales 1:37.793. Allora, secondo me è un ottimo tempo, considerando che nelle FP2 del Gran Premio del 2019, in Spagna, Jerez, Petrucci era stato il più veloce in 1:37.909, ma oggi c'erano 53 gradi sull'asfalto, quindi. Mi viene da dire che le nuove gomme Michelin, questa nuova gomma posteriore, offra effettivamente un grip superiore rispetto a quella del passato, questo almeno sul singolo giro, poi vedremo in gara. Andiamo avanti con i tempi, il secondo tempo della sessione l'ha fatto segnare Fabio Quartararo, 118 millesimi più lento di Maverick Viñales, quindi Marc Marquez, che è stato leggermente più lento del mattino, ma diciamo che ha fatto un tempo in fotocopia, staccato di 228 millesimi. Alex Rins con la Suzuki a 524 millesimi, quindi Mir Pecco Bagnaia, il primo tra i piloti Ducati, a 624 millesimi. Settimo Zarco a 720 millesimi. Sia Bagnaia che Zarco hanno fatto un giro veloce solo nel finale montando le gomme nuove. Gomme nuove che naturalmente sono state montate anche da Viñales e Quartararo. Non ho la certezza che le abbia messe Marquez. Poi troviamo l'ottavo posto Aleix Espargaró con l'Aprilia. L'Aprilia che si conferma veloce anche a Jerez de la Frontera. Ricordiamo che è la terza volta di fatto che l'Aprilia scende in pista, quarto se consideriamo anche i test di Misano. Quindi abbiamo Pol Espargaró con la KTM, decimo Franco Morbidelli che credo sia scivolato nel finale mentre stava facendo un ottimo giro. Quindi Jack Miller, Dovizioso dodicesimo. Allora, il tempo di Dovizioso è importante perché ricordiamo che Andrea Dovizioso tornava in moto 15 giorni dopo essere stato operato alla spalla sinistra, infortunata nella caduta mentre faceva una gara con la moto da cross. Andrea Dovizioso si è detto piuttosto soddisfatto della tenuta della spalla, ha fatto parecchi giri, quindi fisicamente sembra che stia abbastanza bene. È andato male Valentino Rossi nel pomeriggio, solo sedicesimo, che mentre il mattino era stato terzo assoluto e nella combinata dei tempi è quinto. Allora, Loris, commentiamo insieme a te. Vignales primo e Quartararo secondo. Considerando appunto Valentino Rossi terzo nella prima sessione, è la certificazione che la Yamaha quest'anno è molto competitiva, secondo te? Sì, certo che sì. Sono test un po' strani questi perché sono vicinissimi al Gran Premio, quindi sono praticamente già delle prove ufficiali. E non si può certo parlare di test invernali, No. perché di solito i test invernali lasciano molto tempo che trovano. Adesso invece questi sono assolutamente veritieri. Credo che tutti abbiano provato a spingere al massimo perché trovare la messa a punto per la gara di domenica è basilare. Quindi sono tempi assolutamente veritieri e
e trovare due Yamaha davanti, addirittura davanti a Marc Marquez, significa qualcosa, più di qualcosa. Ecco, intanto Loris Riccardo dice ci manchi come commentatore e Gabriele dice ma quest'anno ti vedremo ancora commentare il dopo GP? No, perché Vedremo. hanno il programma, quel programma lì di TV8 è stato chiuso e quindi ci hanno licenziato tutti in tronco, a me, a Lucchinelli, a Agostini e a Calzano, perché un problema economico, insomma, hanno risparmiato un po'. Utilizzeranno, perlomeno per come la so io, utilizzeranno al nostro posto dei prodotti, un prodotto che fanno già per Sky, dai box, quindi probabilmente anche meglio di quello che Dei facevamo cartonati vostri usano, al noi. vostro posto mettono un cartonato. Senti, invece andiamo avanti un attimo con il commento. Allora, intanto una notizia subito, Fabio Quartararo è stato penalizzato dalla FIM per aver girato durante questo periodo con una moto non stradale. Ricordo che per regolamenti i piloti si possono allenare con le moto stradali, ma devono essere strettamente stradali. Ogni modifica deve essere comunicata eventualmente alla FIM ed eventualmente appunto approvata dalla FIM. Fabio Quartararo non l'ha fatto e quindi salterà i primi 20 minuti del primo turno di prove libere di venerdì. Ha fatto appello, vediamo cosa succede. Non è una gran penalizzazione, però insomma, perdere 20 minuti non è così banale, giusto, Loris? Non è così banale, anche se in ogni caso Quartararo ha dimostrato che uno che quello che può fare lo fa da subito, lo fa presto. È uno un po' alla Marquez che quando va in pista riesce a dare subito il 100%. Però mi viene da dire quante pugnette, cioè se posso usare le parole, se addirittura se hai una forcella che non è esattamente strada di serie, devi comunicare alla FIM che non hai cambiato l'olio dentro la forcella. Mi sembra veramente di mi fanno Era un po' vedere diverso ai tuoi tempi, Loris. i cosiddetti. Era un po' diverso, era tutto un po' più semplice. Senti, per finire il discorso su Quartararo, che con tutta quella lì a me viene malissimo, ma insomma, chiamiamolo Fabio. Secondo te può essere il rivale di Marquez? Ricordiamo che però non ha ancora vinto nemmeno un Gran Premio. Allora, potrebbe essere un rivale di Marquez come tanti altri lo potrebbero essere. Per il momento il rivale di Marquez è Marquez, non il suo fratello, proprio lui. Lo è stato nel 2015 quando ha perso il mondiale per demeriti suoi o per errori che ha fatto lui piuttosto che, e poi tutti gli altri li ha vinti, tutti quelli che ha fatto li ha vinti. Ancora il rivale di Marquez è lontano, certo, Quartararo potrebbe diventarlo, ma potrebbe diventarlo Pol Espargaró, potrebbe diventarlo... Beh, Pol Espargaró con la KTM, dici? No, non quest'anno, non No, no, quest'anno, no, però dicevo quest'anno io. potrebbe diventarlo, siccome salterà sulla moto come quella di Marquez. Ci sono in tanti che potrebbero diventare... Anche Vignale stesso, che lo era stato qualche anno fa, quando debutto sulla Yamaha, sembrava essere quello che doveva massacrarlo, poi invece non ce l'ha fatta. Non lo so, io se dovessi puntare dei soldi su chi vincerà i prossimi tre mondiali, li metterei tutti e tre su Marquez. No, quello anch'io, quello anch'io, assolutamente. Ma Vignales, secondo te, Loris, allora la Yamaha di fatto ha dimostrato grande fiducia nei confronti di Vignales, no? Lo ha confermato per il team ufficiale 2021 assieme a Fabio Quartararo. Secondo te questo gli può dare Sai, una maggiore forza? era quasi obbligatorio. Cioè, l'unico pilota che ha vinto una gara di mondiale, qualche gara di mondiale l'anno scorso con la Yamaha è stato proprio lui. Non so se mi sentite ancora. Sì, ti sentiamo me meno bene però. Prova. Mi sentite ancora? Sì, Sì, ok. Ok, io vi sento più piano. C'era stata una. Boh, ok. prova No, noi ancora, scusa. Io ti ti sento con la voce sentiamo, molto più bassa, Loris. però vabbè, ti sento.
No, dicevo, sì, è stato l'unico che a vincere, nonostante Quartararo si fosse dimostrato velocissimo, forse anche più di Vignales. Alla fine l'unico che ha vinto delle gare con la Yamaha è stato Vignales. Non vedo come non riconfermarlo. Credo che una roba diversa l'avrebbe potuta fare solo la Ducati, se posso permettere. Ecco, adesso ci arriviamo alla Ducati perché ho una notizia da darti, ma voglio dire, comunque gli hanno dato fiducia. Secondo te questo psicologicamente può essere uno stimolo in più per Vinales, che mi sembra che sia uno che ha bisogno un po' di essere coccolato, di essere al centro del progetto. Come la vedi tu? Ovviamente, sapere che chi ti paga o chi ti dà una moto ha fiducia di te è basilare, non importante, basilare. Quindi, specialmente per un pilota che non è nato, come dico io, col cervello sempre acceso, come invece sono Valentino Rossi e Marquez, non ne conosco altri per il momento. Quindi per tenere acceso il cervello c'è bisogno ovviamente delle persone che ti stanno intorno, della fiducia soprattutto di chi ti dà la moto e di chi ti dà la squadra per provare a vincere. Perché correre per qualcuno che pensi che sai, che pensa che non sei la persona vincente, credo che sia deleterio per chiunque. Senti, prima di parlare della Ducati, parliamo un attimo della Suzuki. Quarto Rins, quinto Mir. Secondo te si possono giocare il mondiale anche? No, No. perché non sono, non li vedo all'altezza ancora all'altezza degli altri, perlomeno per questo momento. Poi magari mi Come moto o come pilota? sbaglio, ma Mir e Rins sono due spagnoli e Jerez evidentemente ci sanno andare meglio, più forte rispetto a qualche francese che potrebbe essere Quartararo o qualche italiano che potrebbe essere Rossi o Dovizioso o Petrucci. E quindi è un po' difficile battezzare il fatto che la Suzuki sia vincente. Ecco, queste prestazioni in prova molte volte le faceva già anche l'anno scorso, le ha fatte anche l'anno scorso, quindi ecco, non mi sbilancerei fino a quel punto. Però scusami Loris, tu la vedi più quindi un problema di piloti che di moto, cioè la moto secondo me è molto competitiva. Ma nel mondiale di moto, nelle moto è sempre la componente pilota è sempre molto importante, no? Io credo che Marquez su una Suzuki probabilmente andrebbe più forte di Rins e di Mir. Certo. Non so se andrebbe più forte nella giornata di oggi, non so se andrebbe più forte di Quartararo e di Vignales, questo non lo posso sapere. Credo che ci siano una serie di moto in MotoGP, almeno quattro categorie, quattro case che sono molto vicine a livello di prestazioni. Magari qualche circuito è d'appannaggio di uno, qualche altro circuito è d'appannaggio di un altro, ma è questione di decimi. E quindi i decimi, tu mi insegni che il pilota può, sui decimi, il pilota può fare la differenza. Ecco. Ecco, adesso parliamo della Ducati. Allora, questa mattina nell'FP1, chiamiamolo FP1, il più veloce era stato Jack Miller, settimo, che ricordiamo Miller sarà pilota ufficiale Ducati l'anno prossimo, già quest'anno ha una moto ufficiale, ma sarà all'interno del team ufficiale. Mentre oggi, nel pomeriggio, il più veloce è stato Pecco Bagnaia, sesto, con, ripeto, Joan Zarco, settimo. Miller undicesimo e dodicesimo Dovizioso, ma abbiamo spiegato prima perché il Dovi è così indietro. Allora, Dovizioso che è rimasto praticamente l'unico dei piloti di punta a non avere ancora un contratto, non ce l'ha ancora ufficialmente nemmeno Valentino Rossi, ma lui si sa che comunque andrà a correre con Petronas assieme a Morbidelli. Allora, Dovi non ha ancora un contratto e io ti dico questa cosa, ho saputo ieri sera da una fonte per me molto attendibile, quindi lo do per certo, che la Ducati avrebbe, uso il condizionale, ma secondo me invece è una certezza, avrebbe fatto un'offerta a Jorge Lorenzo per l'anno prossimo. Allora, volevo sapere la tua opinione, Loris, su questa cosa, ammettendo che sia vera, Allora, naturalmente. a oggi
Io stenderei un velo pietoso su questa notizia. Fra 2 anni magari metto la testa sotto la sabbia, Lorenzo vince 2 mondiali a fila, però poi dopo forse qualcuno si sveglierà da questo sogno. Non lo so, mi viene da ridere, ecco, tutto qua. Cioè, insomma, quindi tu non concordi con questa cosa, ma com'è possibile secondo te che non abbiano ancora rinnovato con Dovizioso? E soprattutto dicono che adesso devono aspettare 4 gare. Ma cosa devono aspettare? Dire, Dovizioso lo conoscono da 8 anni, sanno quello che fa, quello che può dare, quello che ha dato. Io non credo che siano 4 gare, pur che vadano bene o pur che vadano male, a cambiare la situazione. Ah, guarda, la gestione dei piloti da parte della Ducati secondo me è abbastanza imbarazzante, ma io non voglio fare il lavoro di altri, dico quello che vedo da fuori. E sono d'accordo, perlomeno a me è capitato così, quando ho capito che in Aprilia non avevano più fiducia di me. L'ho capito perché mi avevano fatto una proposta di uno stipendio 3 volte inferiore all'anno precedente, senza motivo, nel senso che io è chiaro che non avevo avuto grossi risultati, correvo con la 400 bicilindrica, ma era ovvio che la mancanza di risultati era solo dovuta alla mancanza di competitività della moto, e non c'erano dubbi su questo. Nessuno poteva avere dei dubbi. Quindi ho capito che loro avevano voglia di cambiare pilota su quella moto lì. Mi sono sentito trattato male, perché secondo me doveva essere più mi si doveva più chiedere scusa perché la moto non era competitiva, come invece mi avevano promesso che sarebbe stata. Invece mi hanno trattato così e ho deciso di cambiare aria e evidentemente di smettere di correre perché avevo 36 anni e a 36 anni non si trovava più un'alternativa. Certo. La stessa cosa è capitata a Dovizioso, stessa cosa identica è capitata a Dovizioso 3 anni fa quando la Ducati per prendere Lorenzo l'ha messo alle strette lui e Iannone dicendo se volete rimanere con noi nonostante avessero vinto una gara a testa l'anno precedente, quindi non erano andati male. Se volete rimanere con noi, accettate il primo che accetta la riduzione dell'ingaggio di più oltre la metà o la metà dall'anno scorso. E a Andrea, lo so perché lo so, Andrea addirittura gli ha dato 48 ore di tempo per pensarci, per dire sì o no. Ecco, quel momento lì, in quel momento lì, io per come avevo ragionato quella volta, dell'Aprilia, io avrei detto arrivederci e grazie, cambio aria e a me non mi vedete più. Lui è stato molto più intelligente, è rimasto e ha dimostrato che a Lorenzo gli mangiava in testa, perché per 2 anni l'ha surclassato, nonostante il secondo anno Lorenzo abbia fatto qualche bella gara. Dopodiché, credo. Io nei suoi panni, perché non voglio parlare per altri, io nei suoi panni mi sarei sentito che qualcuno mi avrebbe dovuto chiedere scusa o comunque mi avrebbe dovuto ringraziare per aver Almeno dire imparato grazie, da lui. esatto. Perché se Dovizioso fosse andato via come avrei fatto io, quell'anno lì Lorenzo avrebbe fatto schifo, come ha fatto, avrebbe dato tutte le colpe alla moto. La moto sarebbe risultata un cesso Vero. e probabilmente chi aveva preso Lorenzo avrebbe preso anche, forse sarebbe stato bruciato lì dentro, perché ha preso Lorenzo e speso 25 milioni e in più la moto fa schifo, perché questo Esatto. sarebbe stato il risultato in quel caso lì, quindi tu probabilmente te ne vai fuori e cambiamo. Questo non è stato per merito esclusivo Di di Andrea Dovizioso. Dovizioso. Dopo Aiuto, ti ho perso, Loris. 3 anni, sentirsi fare la Ecco. stessa. No, ci sei, ci sei. Ci sei. Forse non ne ha più voglia, ecco. Forse non ha più voglia di rimettersi a 90 gradi per la seconda volta,
e accettare le loro condizioni. Lo capisco perché, ripeto, non l'avevo capito quando l'aveva fatto, però questa volta sì, ha ragione Bene, lui, la assolutamente. pensano come te anche più o meno Fernando, Autonovità. Invece rispondo un attimo ad Ale Duc, che probabilmente si è collegato un po' più tardi. Petrucci a 2 secondi e mezzo perché purtroppo è caduto alla curva 11 dopo 4 giri a causa dell'olio lasciato, credo, dall'Aprilia di Aleix Espargaró. Ha avuto un leggerissimo trauma cranico. Parecchio dolore al collo, però è considerato fit, idoneo per la gara, ma poi dopo la caduta ha smesso di girare. Senti, Lois, chiudiamo con una domanda che fa Daniele. Se il grande Marco Simoncelli fosse ancora vivo, sarebbe più veloce di Marc Marquez? Non si può sapere, però insomma volevo sapere così una tua opinione su Marco Simoncelli. Tanti lettori, tanti appassionati sono ancora legati a Marco, che ricordiamo, ancora non aveva purtroppo fatto vedere granché in MotoGP, ma stava cominciando a farlo vedere qualcosa. Ma io non so rispondere a una domanda del genere, non so rispondere e non ho un'opinione in merito, perché di solito per farmi delle opinioni aspetto un po' di più dell'impressione, perché è ovvio che lui era un talento, un grande talento, però pensare che potesse andare più forte di Marquez significa tanto, ecco, non saprei. Sì, no, infatti è praticamente impossibile. Ma allora su un campionato così colto, intanto Marcello dice: meno male che ogni tanto fate parlare Reggiani. Io Reggiani, guarda, lo faccio parlare anche tutti i giorni, se ha voglia. E un campionato così colto cambia qualcosa secondo te? Cambiano, soprattutto così colto e concentrato, perché in 4 mesi avremo tutte le 13 gare che si disputeranno. Secondo te cambia qualcosa? Non cambia niente alla fine? Allora, io credo che cambi qualcosa a favore dei soliti noti, nel senso che quelli Ecco. che vanno fortissimo e che non hanno problemi ad andare forte sempre da subito, vedi Marquez o vedi Quartararo, andranno ancora più forte, secondo me. Quelli che invece hanno bisogno di essere più concentrati, e che le cose siano tutte a posto, eccetera, eccetera, quindi magari anche di organizzarsi il viaggio, perché no? A livello psicologico. Avranno più problemi, quindi vedrei, non lo so, ho l'impressione che si veda più distanza, più differenza del solito quest'anno. Ecco, con questa previsione di Loris chiudiamo questa mezz'ora in diretta. Grazie Loris. Ricordiamo Grazie a voi. ancora una volta qualche appuntamento Thunderbolt. Ricordiamo che Loris dall'anno scorso si è messo a lavorare per davvero, costruendo, non è vero, è un sacco di tempo che Loris ha idee geniali. Loris si è inventata questa moto elettrica con le ruote da 12 pollici, un trofeo monomarca in collaborazione con la federazione su 5 prove, una è già stata fatta, la prossima a Ferrara 9 di agosto. Giusto, Loris? Sì, non potrete venire a vederci perché sono tutte a porte chiuse, ma magari sui social abbiamo fatto la diretta social quella volta scorsa, la faremo anche la prossima e ci siamo divertiti molto. Ci siamo divertiti molto anche sabato a sera a cena, quella non la vedrete, però la gara sì. Va bene, benissimo, caro Loris, grazie. Amici appassionati di Moto.it, vi ricordo che domani alle ore 18 un'altra diretta di Moto.it, e questa volta con me, Nico Cereghini, e l'ingegnere Giulio Bernardelle. Commenteremo tecnicamente con l'ingegnere quanto abbiamo visto nei test di oggi. C'è stata qualche novità, trovate tutto sul sito, però insomma domani l'ingegnere ve la spiegherà benissimo. A posto, siamo a posto così, Loris, grazie, grazie ancora Ciao, e ciao a tutti! Buona saluti a giornata! tutti. Ciao, ciao e grazie a Luciano.